un cambio di passo nell'amministrazione del comune. Così la giunta Pardini ha titolato l'incontro dedicato al primo anno di governo a Lucca, tenutosi alla Casa del Boia delle Mura Urbane. Oltre al sindaco, presenti tutti gli assessori che hanno riassunto 12 mesi di attività nei loro settori di competenza e si sono sottoposti alle domande dei giornalisti. Pardini ha rivendicato in particolare la discontinuità della propria amministrazione con quelle precedenti. Il cambio di passo si è visto in una dinamicità, si è visto in un ascolto, si è visto in un'azione che insomma hanno marcato un po' una differenza con quanto c'era stato prima. Il cambio di passo, ha detto il sindaco, si è manifestato in un maggior ascolto del territorio, nella maggiore cura delle aziende partecipate, in una diversa filosofia dell'organizzazione degli eventi per la promozione del territorio e anche in una maggiore attenzione alle esigenze delle periferie. A questo proposito, Pardini ha annunciato due nuovi provvedimenti per la cura dei territori periferici. Abbiamo stanziato 1 milione di euro aggiuntivo proprio per l'asfaltatura e marciapiedi delle periferie e delle frazioni. Abbiamo poi annunciato una squadra di cantonieri che presto inizierà a lavorare sul territorio, anche questa dedicata proprio alle frazioni, quindi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della periferia e del nostro territorio. Questi provvedimenti e queste misure annunciate oggi vogliono essere ancora di più un cambio di passo proprio per far sì che il nostro comune sia nei suoi 185 km totali un unicum e quindi le attenzioni vadano sempre di più anche alle frazioni, ai borghi e alle periferie.